Anche questa è una storia di aprile, di quell'aprile maledetto del 1945. In un mattino di sole, i partigiani entrarono nella casa della famiglia Gersi, a Savona. La famiglia non era fascista, ma aveva una grave colpa. La loro figlia, Giuseppina, appena tredicenne, aveva vinto un concorso scolastico e per questo aveva ricevuto una lettera di congratulazioni da Mussolini. Questo fatto bastò farla inserire in una lista di proscrizione dei partigiani, dove a fianco del suo nome si poteva leggere: impegnata federazione fascista, coopera coi nazi fascisti, viaggia armata di rivoltella, una ragazzina di 13 anni. Per questa sola colpa, l'intera famiglia Gersi fu arrestata il 27 aprile e condotta presso la scuola elementare di Legino, dove furono brutalmente malmenati. Mentre però i genitori furono condotti al carcere di Savona, la giovane Giuseppina rimase in balia dei partigiani e subì per 2 giorni un autentico calvario di violenze e di sevizie. Il 29 aprile il povero cuore di Giuseppina cessò di battere e il giorno successivo, per simulare un'esecuzione, gli eroici partigiani decisero di sparare un colpo in testa prima di gettarne il corpo sopra un mucchio di cadaveri di fascisti uccisi di fronte al cimitero di Zinola. Giuseppina, Sergio, 13 anni, 18 anni. Per entrambi fu un tema scritto in classe a farne dei mostri. Entrambi finirono nelle liste di proscrizione dei comunisti. Su entrambi si scatenò un odio cieco e vigliacco. Entrambe le famiglie furono poi perseguitate per anni anche dopo la loro morte. Giuseppina e Sergio erano ragazzi semplici, idealisti e appassionati. Uccidendoli volevano distruggere la giovinezza, la bellezza, il coraggio, l'ideale e la fede. Non ci sono riusciti. Bellezza, coraggio e fede ora sono qui. Vivono nello sguardo e nel cuore di migliaia di ragazzi come Sergio, come Giuseppina, con gli occhi pieni di sogno, di lealtà e di amore per la patria.